La Vastese sarà ai nastri di partenza nel prossimo campionato di Serie D. Nonostante la trattativa arenata per il passaggio di proprietà con l'imprenditore Attilio Di Stefano dopo gli incontri di fine giugno e inizio luglio, la società aragonese sembra aver trovato lo slancio per ricominciare. La notizia è stata confermata dal presidente biancorosso Franco Bolami dopo l'incontro sollecitato dal sindaco Francesco Menna. Incontro positivo dunque in municipio, quello andato in scena ieri sera tra il primo cittadino, l'assessore allo sport Carlo Della Penna e i vertici della Vastese Calcio, lo stesso presidente Franco Bolami e il vicepresidente Luigi Salvatorelli. Una buona notizia per il pubblico dell'Aragona dunque, che aveva già iniziato a temere di perdere la quarta serie dopo la fumata nera. Paure che adesso però sembrano solo un lontano ricordo. Sicuramente sì, era già nell'aria dopo questa chiamata di stamattina del sindaco, mi ha onorato e mi ha ricaricato, perché si può sbagliare nella vita, però l'importante è rimediare e rimanere sempre come prima, amici di prima, anche perché è vasto bene questa società. Ringrazio di cuore il presidente Bolami, lo staff, la società Vastese Calcio, Luigi Salvatorelli, Pedro Scafetta, tutti gli sponsor. Una bellissima notizia per la città, per i tifosi, impegni da prendere naturalmente da parte dell'amministrazione sullo stadio e sul futuro. È comunque una bella compagine, una bella, diciamo, stagione che si riavvia.